Al quinto mercato della terra e della biodiversità di San Giorgio Canavese, la riscoperta della Via del Sale, riscoperta attraverso l'associazione La Strada del Sale di Volpedo, che riunisce ed è qui con i produttori di prodotti biologici e artigianali. La Strada del Sale, prodotti biologici, nata 25 anni fa? Circa 30 anni fa è nata, sì. Non da una mia idea, però io ho aderito a questi amici che parlavano di queste cose, che non sapevano neanche cosa fosse l'agricoltura biologica. La biologica pensavo tutta un'altra cosa. Però siccome eravamo soprattutto frutticoltori e andando ogni anno a prendere prodotti per fare i trattamenti, tutti gli anni toglievano di commercio un prodotto perché dicevano che era cancerogeno. Allora io ho pensato che qui mi avveleno. Allora egoisticamente ho pensato, chi non voglio avvelenarmi, no? E poi ho trovato questi amici che parlavano di queste cose e abbiamo formato questa associazione qui che abbiamo chiamato La Strada del Sale, esatto. Quindi un ritorno alla cultura del passato. Un ritorno alla cultura del passato, che poi non è nient'altro che coltivare come coltivava mio nonno, che mio padre ha utilizzato di tutto e di più quello che gli hanno proposto di usare. E io ho abbandonato completamente, con il vantaggio che mio nonno non aveva il vantaggio di certe attrezzature che noi adesso abbiamo, insomma un po' meno di fatica di meno si fa, però insomma sempre un lavoro manuale comunque, fare verdura soprattutto è una cosa abbastanza dura, diciamo, sì. Produttori che da Volpedo sono arrivati a San Giorgio Canavese. Sì, siamo arrivati a questo mercato per fare, diciamo, esporre i nostri prodotti e far conoscere un po' al resto del Piemonte la nostra produzione. Un bel connubio con questo mercato che cerca l'eccellenza dei prodotti e dei produttori. Sì, certo, perché comunque si fa conoscere i prodotti e siamo appunto in giro per fare conoscere i prodotti e per fare, diciamo, conoscere, sì, i prodotti, diciamo, in giro. La Via del Sale, dell'Associazione Strada del Sale, comunque è stata ripercorso da Claudio Gnoli in un ebook con i nostri mestieri, quello che è la tradizione quindi della Via del Sale e la tradizione musicale. Sì, l'ebook con i nostri strumenti si trova gratuitamente online digitando con i nostri strumenti. Perché oltre a essere un percorso commerciale e storico è anche secondo noi un percorso culturale, perché lungo queste montagne fra Genova e l'Oltrepò Pavese è sempre viaggiata anche una musica tradizionale con uno strumento costruito sul posto che si chiama Pifero delle Quattro Province e in passato una cornamusa, oggi una fisarmonica che lo accompagna. Difatti qui a San Giorgio questa mattina c'è stato non soltanto la presentazione dell'ebook e del messaggio che vuole lanciare, però anche un concerto, un'esibizione musicale. Sì, dei due tra i nostri suonatori tradizione, ce ne sono una ventina di coppie attive, questo è un duo giovane formato da Andrea Ferraresi e Yuri Domenichella, che comunque ben rappresenta questa realtà che anche oggi sta andando avanti da un suonatore all'altro, c'è un insegnamento a orecchio, diciamo, ma credo che, io non suono, però credo che oltre alla tecnica, alla musica, si impari anche tutto il contesto, l'ambiente in cui ci si trova, si va a casa del suonatore più esperto, si mangia una fetta di salame, si beve un bicchiere di vino e intanto passano queste conoscenze. Questo ed altro al Mercato della Terra e della Biodiversità San Giorgio Canavese.